Ciao a tutti e benvenuti nel canale di Madame Crochet. Oggi, come vedete dalla scritta abilmente Fiera di Vicenza, voglio farvi un breve video acquisti per mostrarvi che cosa ho comprato in fiera. Nella fiera della creatività, ormai da famosissima abilmente, che sicuramente tutte voi conoscerete, che c'è stata questo fine settimana appunto a Vicenza. E allora, la fiera è grandissima, penso che voi, insomma, non so se la conoscete, non so se ci siete mai stati. E sono due padiglioni molto grandi. Questi sono tutti gli espositori, sono veramente tanti. E c'è un po' di tutto quello che riguarda gli hobby creativi, le arti manuali, dall'uncinetto, naturalmente la maglia, il cucito, il ricamo, quelle più classiche, fino alla decorazione della casa, il cake design, lo scrapbooking, insomma i bijou naturalmente. Tanti stand, tante ispirazioni, tante cose belle. C'erano degli stand soprattutto di decorazione shabby chic, che io adoro, veramente molto molto belli. Il rammarico è quello che purtroppo in fiera, quando vado io, non so, per la stanchezza, per il peso delle borse, eccetera, non riesco mai a prestare la dovuta attenzione a tutti gli stand. Perciò, ecco, l'ideale sarebbe fare 2 giorni. Loro propongono un biglietto di 2 giorni che costa 15 euro. E l'entrata un giorno costa 12, quindi in realtà converrebbe andare 2 volte. Magari il primo giorno ci si fa un'idea e il secondo giorno si acquista. Io purtroppo non nel frattempo si è scaricata la videocamera. Beh, dicevo, io non potevo purtroppo andare a Vicenza 2 giorni, ma secondo me conviene. Forse la prossima volta farò così. Allora, che cosa ho acquistato? Per prima cosa, dei giornali. C'era lo stand di Mani di Fata e ho acquistato questo giornale di tende e bordure all'uncinetto, dove ci sono tantissimi progetti di filet, perché voglio cimentarmi in questa tecnica che mi piace tantissimo e che non ho mai preso in considerazione seriamente. E quindi questa, poi ne ho presi altri ma non li ho qua, sono purtroppo, li ho lasciati di là. E mi hanno regalato Mani di Fata di febbraio, in cui c'è qualcosa di uncinetto, qualcosa di filè anche qui, però c'è molto ricamo, cosa che io non faccio. Ci sono dei bellissimi maglioncini che però purtroppo sono ai ferri e io non lavoro ai ferri per il momento, perché faccio talmente tante cose. Questo credo sia l'uncinetto. Sì, faccio talmente tante cose, tanti hobby, che non si sa mai, ecco, mi mancano solo i ferri. E poi in un altro stand di riviste ho preso questa uncinetto shabby chic, che non potevo farmi scappare. Ci sono dei bei progettini e mi hanno regalato anche questo set di uncinetti, che devo dire è... Beh, si poteva scegliere tra una matassina di cottone e degli uncinetti. Io ho scelto gli uncinetti perché
Queste due misure, la 10 e la 12, mi mancavano, perciò ecco, questi me li hanno regalati. Poi nello stand di Bevilacqualane ho acquistato dei filati per fare dei progetti. Questa lana morbidissima, color lilla, lilla malva, che è uno dei miei colori preferiti. Infatti, io non so, alla fine, quando torno a casa mi trovo sempre piena di filati e di oggetti di questi colori. A volte mi piacerebbe fare altre cose, cioè fare progetti utilizzando altri colori, perché poi mi piacciono anche gli altri colori quando li vedo nelle immagini oppure indossati ad altre persone. Però alla fine io puntualmente casco sempre sul viola, lilla, verde smeraldo, azzurro, azzurro tipo questo. Infatti, sempre da Bevilacqualane, ho preso questo azzurro. Sì, tra l'azzurro e il malva, anche questo, e 300 grammi, che però mi servirà per fare una mantellina su commissione. Quindi qui proprio questo colore mi è stato richiesto, perciò ecco. E avrei voluto acquistare altri filati perché in realtà principalmente sono andata lì per quello, ma purtroppo non sono stata previdente perché non mi sono portata il trolley. Il trolley io non me lo porto perché è ingombrante e poi perché i trolley delle altre finiscono regolarmente sui miei piedi. Perciò io non amo il trolley, ma devo dire che è molto comodo. Perché ad un certo punto tra la merce acquistata, il pranzo, la bottiglia d'acqua, il telefono, eccetera, avevo le borse, lo zaino talmente pesanti che non riuscivo più a, insomma, mi sono stancata, mi stancava stare in piedi in mezzo alla calca con questo peso. Perciò credo che la prossima volta mi farò furba e porterò il trolley anch'io. Allora, sì, e poi devo dire che sì, come offerte di filati non ce n'erano tantissime, perciò mi sono limitata a prendere questi. Avrei voluto prendere del cotone, c'era del bellissimo lino, veramente bello, avrei voluto acquistarlo per fare dei progetti estivi, ma i prezzi, insomma, non erano scontatissimi. E quindi ho rinunciato preferendo magari ordinare via internet su siti che hanno dei prezzi buoni e dei filati di qualità. Ecco, a volte conviene internet rispetto alla fiera, purtroppo. Comunque, poi a parte i filati, ho acquistato del soutache. Allora, sì, perché io tra le tante cose che faccio, che mi piace fare, da qualche tempo mi sono appassionata anche al soutache, perciò dal mitico Filincanto, che è un negozio che ha lo stand anche, fa anche le fiere, mitico perché è molto conosciuto e nominato dalle creatrici di soutache. Io non avevo mai acquistato niente da loro perché comunque hanno dei prezzi non bassi. Comunque stavolta ho acquistato delle piattine per fare gli orecchini in soutache, che è a me piace tantissimo realizzare, in colori che mi mancavano, cioè che avevo finito. Quindi ho acquistato questo lilla, questo rosso, questo bellissimo verde smeraldo. Lilla e verde smeraldo, infatti, come al solito, i soliti miei colori.
questo azzurro grigio, azzurro polvere, questo fucsia che purtroppo questa piattina è veramente molto molto molle e questa si farà fatica a lavorare e purtroppo non è proprio il massimo, però vabbè. E questo bianco. Poi c'erano delle. Questa era la serie più economica. C'era la serie delle piattine shabby chic e famosissime e delle altre piattine metalliche molto belle con dei colori particolarissimi, bellissime. Però devo dire che 4-5 euro di 3 metri mi è sembrato veramente tanto, perciò ho rinunciato. E poi una cosa che mi è piaciuta sempre lì da Filincanto sono stati questi rivoli, rivoli e comunque cabochon, vedete queste gocce, che in resina, che costavano poco, sono in resina, sono anche molto leggere, non sono in cristallo, però sono molto belle. Dalla videocamera non vedete, però dal vivo sono molto luminose. Soprattutto mi piacciono queste qui opalescenti, un po' lattiginose così, veramente belle. Ecco, quindi queste per fare gli orecchini che farò per la primavera. Poi vabbè, della minuteria, anellini e monachelle, queste manine con scritto fatto a mano da mettere magari cucire all'interno di una delle borse o cose così. Questa catena che mi serve per le mie collanine, le creazioni, le collanine per i miei mercatini. Questa l'ho presa 10 metri, anche questa pesava, color bronzo, perché si fa fatica a trovare la catena sottile di quel colore in giro, quindi l'ho trovata e l'ho presa. Basta, ecco, tutto qui. Questi sono stati i miei acquistini, non sono tanti, però vabbè, insomma. A un certo punto ero stanchissima, ero carica di roba e avevo dimezzato i soldi del portafoglio, quindi ho deciso di fermarmi. Che cosa dire sulla fiera? È sempre bello andarci, sono infatti un po' triste perché era la fiera, l'aspettavo da tante settimane, non vedevo l'ora che arrivasse il giorno per andarci. E invece, vabbè, è già passata, è passata in fretta, è stato bello. Ho visto tante cose bellissime, tante idee. Che cosa dire? Da queste fiere, insomma, in queste fiere non si va per risparmiare, perché, come ho detto prima, offerte ce ne sono poche. Si va per ispirarsi, si va perché è bello, è il nostro mondo, il mondo di chi come noi ama il fatto a mano. E quindi si torna cariche, piene di voglia di fare, di creare, piene di entusiasmo, veramente. Ho visto tantissime, tantissime donne, tutte piene di entusiasmo, con una luce particolare negli occhi, di fronte a tutte queste belle cose, a questi spunti, a queste ispirazioni. Quindi alla fiera in realtà si va per questo e quando passa, quando finisce, vabbè, si torna un po' alla vita di tutti i giorni. Però comunque la vita di tutti i giorni e la fortuna di noi che amiamo creare è che la festa in realtà non finisce mai veramente perché noi possiamo ogni giorno creare qualcosa di bello con le nostre mani. E quindi utilizzeremo le cosine che abbiamo acquistato per fare nuove creazioni. E
E voi lasciatemi un commento sotto il video se anche voi siete stati alla fiera. Ditemi che cosa ne pensate di queste fiere, se anche a voi dà entusiasmo, dà carica. Non so, raccontatemi le vostre esperienze. Così, tanto per tenerci un po' di compagnia. Perché alla fine, insomma, questo video non è un video che può esservi utile, perché questi sono i miei acquisti, sono le cose che servono a me, quindi magari a voi non interessano. Però così abbiamo fatto quattro chiacchiere e se volete iscrivetevi al canale e raccontatemi le vostre impressioni su questo tipo di fiere della creatività. Bene, per il momento è tutto, vi do appuntamento al prossimo video. Vi saluto e alla prossima. Ciao!